Campodolcino, cittadinanza onoraria ai carabinieri. Il BIM, Cioccarelli, ci vogliono scippare 10 milioni di euro. Livigno, in estate la neve col trofeo delle contrade, poi funghi, il campionato arriva a Bema e come sempre lo sport, trofeo Chima, domenica la sfida. Questo ed altro nel notiziario di TSN. Benvenuti. Benvenuti dal telegiornale di Tele Sondrio News. Continua l'impegno da parte della provincia nei confronti dei terremotati del centro Italia. Nella giornata di ieri vi abbiamo dato la bella notizia del ritrovamento di due persone vive da parte dei volontari della Croce Rossa di Sondrio, Vittorio Ortelli, Cesare Giana e Fabrizio Cantoni. Insieme a loro hanno raggiunto le zone colpite dal sisma anche i vigili del fuoco del capoluogo, impegnati incessantemente nelle operazioni di soccorso, e la task force del Corpo Nazionale Alpino e Speleologico, nella quale rientra anche la settima delegazione Valtellina e Valchiavenna. Intanto è scattata la gara di solidarietà, infatti in questi giorni Solidarietà Nazionale Sondrio si sta adoperando nella raccolta a favore delle popolazioni dei paesi colpiti dal terremoto. Chi volesse contribuire può portare il materiale che intende donare presso la sede di Solidarietà Nazionale in via Mazzini 69 a Sondrio nei giorni di sabato 27 agosto, martedì 30 e giovedì 1 settembre dalle ore 10 alle 12. Quello che serve sono beni alimentari a lunga conservazione, sapone, acqua, medicine comuni, garze, acqua ossigenata, cerotti, abbigliamento solo se nuovo, pannolini per bambini, salviette deumidificate, carta igienica, assorbenti da donna. Sarà presente anche un centro di raccolta al supermercato Sigma di Ardenno il 3 settembre, nei seguenti orari 8.30, 12.30 e poi 15.30 e 19.30, ma anche gli enti e le istituzioni si stanno mobilitando. La comunità montana della Valchiavenna invita tutti i cittadini a trascorrere una giornata all'insegna della cultura e della solidarietà, aderendo alla proposta lanciata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'ente della Valle del Mera devolverà gli incassi delle persone che questa domenica 28 agosto visiteranno il Parco Paradiso, il Mulino di Bottonera ed il Museo degli Scavi di Piuro. Ed ora proseguiamo con il nostro notiziario. Il comune di Campodolcino ha conferito la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri. Vediamo tutti i dettagli nell'ampio servizio. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, è arrivato questa mattina per la prima volta a Campodolcino in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria ai Carabinieri. Accolto con calore dagli abitanti, dai rappresentanti delle istituzioni locali e dal sindaco Giuseppe Guanella. Per l'impegno costante nell'assicurare e salvaguardare l'incolumità della popolazione, per il rispetto dei valori di civile convivenza, valori che permettono alla cittadinanza di percepire l'arma come presidio e punto di sicuro riferimento dello Stato e tratto di unione tra le istituzioni civili e militari dello Stato medesimo nell'interesse della difesa e della sicurezza dell'Italia intera, acclarato altresì che l'Arma dei Carabinieri, con valorose operazioni di peacekeeping, ha permesso di riconoscere all'intera nazione italiana un ruolo particolarmente elevato nella considerazione e nel rispetto internazionali, anche a prezzo di costosi sacrifici umani, conferisce all'Arma dei Carabinieri, qui rappresentata oggi dal Comandante Generale Corpo d'Armata Tullio Del Sette, la cittadinanza onoraria, quale segno di riconoscenza per l'alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue istituzioni, e per la costante presenza a sostegno a fianco degli enti locali nell'opera di prevenzione, repressione e controllo del territorio. Sono decine e decine che anche quest'anno i comuni che hanno concesso la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri. Perché? Perché evidentemente c'è apprezzamento per quello che l'Arma dei Carabinieri fa. Per le comunità locali, è una piccola comunità,
ha un riferimento importante dello Stato, l'Arma dei Carabinieri. La stazione è qui presente dal primo anno dell'Unità d'Italia, sono 156 anni che è qui presente, in questo piccolissimo borgo, diciamo così, bellissimo peraltro, e evidentemente in tutti questi anni è riuscita. L'Arma dei Carabinieri, si sono succeduti decine, forse centinaia di carabinieri anche in questa stazione, è riuscita a conservare ed anzi a sviluppare un rapporto così intenso, così proficuo con la cittadinanza al punto da poter ricevere, ecco, una onorificenza, un'attestazione così importante. La visita, iniziata con una cerimonia nella piazza della chiesa parrocchiale, ha visto il comandante del 7, per la prima volta nel paese, recarsi alla locale stazione dei Carabinieri, dove ha incontrato il personale che opera in Valchiavenna. Durante l'incontro è stato sottolineato anche lo spirito di solidarietà del corpo, impegnato anche in aiuto delle aree terremotate del centro Italia. Ero lì sui luoghi del terremoto, dove impieghiamo oggi 518 carabinieri di tutte le specialità e per una serie di attività. Certo, responsabilità in più possono derivare anche da qualcosa, come sapete, che si sta preparando, cioè l'assorbimento di larga parte delle funzioni e del personale, ad esempio, del Corpo Forestale dello Stato. E proprio si tratta di avere delle responsabilità in più, dei compiti in più in un settore che è importantissimo, quello della tutela dell'ambiente e la tutela del territorio. E lo spirito sarà sempre quello di prossimità, di vicinanza alle comunità. Ci spostiamo in Alta Valle. Il sindaco di Val di Sotto, Sergio Bracchi, non ha intenzione di fare marcia indietro sulle sue dimissioni causate da esigenze lavorative che lo vedranno fortemente impegnato anche all'estero. Un'attività che non gli permetterebbe di dedicare al paese il giusto tempo e le energie necessarie che meriterebbe. Per legge il sindaco dimissionario ha 20 giorni di tempo per tornare sui suoi passi. Diversamente, il comune di Val di Sotto sarà commissariato fino alla prossima primavera per circa 9 mesi. Ed ora parliamo del BIM. Il presidente Carla Cioccarelli non ci sta su quanto disposto dall'ultimo decreto approvato dalla Commissione Ambiente. Vediamo. Carla Cioccarelli, presidente del BIM della provincia di Sondrio, non ci sta e interviene sul decreto legislativo approvato dalla Commissione Ambiente del Ministero dell'Ambiente in tema di pagamenti dei servizi ecosistemici, che oggi rivestono un ruolo di sempre maggiore importanza all'interno dei processi decisionali per garantire la conservazione delle risorse naturali, il benessere umano e la prosperità economica. Le risorse naturali, quali le foreste, i sistemi agricoli, le aree umide, infatti, oltre ai prodotti, forniscono servizi come la depurazione delle acque, la mitigazione del cambiamento climatico e la conservazione della biodiversità. In particolare, il documento introduce con l'articolo 14,4 l'istituzione di un fondo a disposizione del governo, in cui verranno versati la metà dei sovracanoni del BIM. Questi sono soldi della comunità che devono rimanere in Valtellina e Valchiavenna, commenta Cioccarelli. Quindi invitiamo chi è a Roma ad intervenire immediatamente. In questo modo, sottolinea la Presidente, saremo vincolati a un fondo di non chiaro utilizzo a cui dovremo versare almeno 10 milioni di euro. L'articolo in oggetto infatti recita: nel caso di consorzio, il sovracanone è attribuito ad un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi presenti nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato per il 50% esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni e per il 50% esclusivamente ad opere di sistemazione e manutenzione montana che non siano di competenza dello Stato. Secondo la numero 1 del bacino imbrifero montano, si tratterebbe di un attacco diretto all'autonomia gestionale della provincia di Sondrio. Infatti, la metà dei soldi del BIM sparirebbero in un
un fondo gestito dal governo centrale senza che nulla torni al nostro territorio. Inoltre, con le convenzioni scadute, andrebbero persi altri 5 milioni di euro. L'allarme è grande, conclude la presidente. Per Valtellina e Valchiavenna si tratterebbe di una ulteriore beffa. Sono terminati giovedì 25 agosto i lavori di sistemazione della statua di San Giovanni Nepomuceno, collocata sull'antico ponte che attraversa il torrente Bitto. L'opera dell'artista ticinese Giovanni Battista Adami di Carona, risalente alla seconda metà del XVIII secolo, è stata posta a protezione dell'abitato dalla furia delle acque del torrente che più di una volta nella storia hanno allagato il centro storico della città. La statua è stata pulita, superficialmente messa in sicurezza, dato che si era inclinata pericolosamente verso il torrente. Cittadini, turisti e appassionati possono dunque ammirare e apprezzare al meglio la raffigurazione del santo presente in provincia solo a Morbegno e a Chiavenna. La mostra itinerante Genti di Valtellina di Pepi Merisio a cura della delegazione provinciale del FAI continua il suo tour per la provincia. Aperta ufficialmente a Sondrio, si è poi trasferita a Tirano per poi approdare proprio domani alle 17 presso il mulino Sala Cris di Bormio, dove rimarrà fino al 23 di settembre. L'esposizione che coglie tutte le sfaccettature della comunità nel passato con il suo lavoro e le sue tradizioni sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Ed ora parliamo di funghi perché approda in Valgerola il campionato. Andiamo a Bema! Gli sbalzi climatici che si stanno susseguendo in queste giornate, se forse fanno storcere il naso agli ultimi vacanzieri, sono invece vera e propria manna per i funghi, per la gioia di tutti i fungiati della provincia. Da inizio agosto, periodo di apertura della stagione dei miceti, è iniziata la caccia per i cercatori di funghi, che da quest'anno, per la prima volta, si trasforma in una vera e propria competizione, perlomeno a Bema, patria della tradizionale sagra dei funghi, dove domenica 4 settembre si terrà il campionato regionale di ricerca e raccolta del fungo porcino. Una sfida che di certo non potranno perdere gli appassionati di funghi, che in questo periodo hanno preso l'abitudine di puntare la sveglia all'alba per trascorrere la mattinata nei boschi, alla ricerca di queste leccornie dal palato. L'evento prevede infatti il ritrovo alle 6.30 presso il rifugio Ronchi, appena sopra l'abitato di Bema, dove a tutti gli iscritti sarà consegnato il kit del Fungiat, materiale di gara indispensabile per prendere parte all'evento che entrerà nel vivo alle 7.30 e avrà una durata di 4 ore. Inutile dire che il primo premio, una medaglia d'oro dal peso di 3 grammi, andrà a chi avrà raccolto il maggior numero di funghi, mentre al secondo e terzo classificato andrà una medaglia d'oro rispettivamente di 2 e 1 grammo. Ma saranno assegnati riconoscimenti anche per il fungo più pesante e quello più bello, per il miglior selfie con il fungo, per il raccoglitore più giovane e quello più vecchio, mentre verrà conferito un trofeo per la prima squadra classificata. Le premiazioni si svolgeranno presso il polifunzionale di Bema, senza però prima aver recuperato l'energia, con un delizioso pranzetto ovviamente a base di funghi. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'indirizzo email fungiatbema2016@gmail.com. Un preambolo con i fiocchi per la sagra dei funghi, quest'anno in programma per il 10 e 11 settembre, che vedrà riempire nuovamente il piccolo comune orobico con tante buone forchette, pronto a assaggiare le bontà della tradizione accompagnate ovviamente coi porcini. Il Gang Live Tour approda a Tirano domani sabato 27 agosto. Il concerto del gruppo Tirano City Rockers si esibirà al Parco degli Olmi a sostegno della Solidarietà, la storica band marchigiana. Nell'evento organizzato lo scorso anno nella città aduana aveva consegnato all'ospice Siro Mauro 3.000 euro, mentre quest'anno gli incassi saranno devoluti al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia nel bambino. La serata a offerta libera inizierà alle 19.
Siamo in chiusura, prima di lasciarvi vi ricordo che sabato e domenica potrete rivedere tutti i servizi andati in onda all'interno del nostro notiziario durante il settimanale. Ma per queste ed altre informazioni basta visitare il nostro sito radiotsn.tv e seguirci online su Facebook, Twitter e YouTube. Mi fermo qui, spazio allo sport con Elisa Compagnoni. Il telegiornale torna lunedì alle 19.15. Grazie per averci seguito. Al prossimo appuntamento con l'informazione. Lo sport. Buonasera amici sportivi, ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica. Questa sera apriamo con la corsa. Domenica, appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della montagna. Ritorna il trofeo Chima. Il trofeo Chima è alle porte. La grande corsa sul sentiero Roma, la gara per l'eccellenza delle corse a fil di cielo con i suoi 52 km e 4200 metri di dislivello, quest'anno è stata inserita nel circuito di Scarlanel Extreme Series, le prove più tecniche del circuito di Coppa del Mondo della specialità. Domenica, presso il centro polifunzionale della montagna di Filorera, sarà dato il via all'edizione 2016, ha spiegato Maurizio Torri, responsabile dell'ufficio stampa dell'evento, che vedrà ai nastri di partenza 278 partecipanti, scelti in base al curriculum delle 800 richieste che hanno bombardato il comitato organizzatore. Tra loro avremo Manuel Merias, secondo 2 anni fa dietro Kylian Jornet, avremo Léo Virré, che è un francese dello sci alpinismo molto forte, avremo Alexis Evenek, anche lui uno sci alpinista molto forte, avremo poi Philip Reiter e Philip Brugger del team Salomon, due atleti giovani di grandi speranze, e poi un esordiente di assoluto rispetto, ovvero il 6 volte ridato della corsa in montagna Marco De Gasperi. Al femminile invece c'è una ragazza che viene dalla Svezia, che è la stella del team Salomon International, si chiama Emily Fosberg ed ha un conto aperto con il Chima. 2 anni fa un dritto in Val del Ferro le fece perdere la prima posizione, le fece perdere l'attacco al record, è guarita a tempi di record da un infortunio ed è determinata a vincere questo Chima. Sarà un Chima da grandi numeri, le previsioni meteo sono eccellenti e ci aspettiamo in valle tantissima gente a sostenere ogni singolo concorrente. Se domenica i riflettori saranno tutti per i giganti della specialità, sabato ad alzare il sipario ci penseranno il Chima Trail Running e Mini Chima, con i loro suggestivi tracciati da 14,6 km, quest'anno sotto una nuova organizzazione, quella dell'Associazione Operatori Valmasino, diretta da Stefano Scetti. Sì, è il primo anno che l'Associazione Operatori si affaccia alla gestione del Chima, un evento importantissimo, internazionale, infatti fin da dicembre abbiamo ricevuto già il triplo delle richieste che potevamo soddisfare come iscrizioni alla gara principale. Però la nostra intenzione è anche quella di rilanciare il Chima Trail Running e il Mini Chima, che sono delle corse stupende che corrono nella splendida Valmasino e nella suggestiva riserva della Val di Mello. Sarà un fine settimana sicuramente da non perdere per tutti gli amanti della corsa e della montagna, che in massa si sono già mobilitati per essere parte di questo grande spettacolo. Pensiamo che è tutto sold out per il Chima, quindi la Valmasino da sola, pensate, non riesce nemmeno a soddisfare tutta la richiesta, quindi avremo 1500 persone che vorranno pernottare nella Valmasino nei dintorni, nei nostri 3 campeggi, i nostri 12 alberghi e una decina di rifugi. Un evento quindi non solo sportivo ma vero e proprio traino turistico, impossibile da realizzare senza il sostegno e l'aiuto da parte dei numerosi volontari, 250, che saranno lungo tutto il percorso dalla gara, che raggiunge anche 3000 metri di quota. Ed ora invece passiamo al calcio. Il Sondrio si prepara ad affrontare il nuovo campionato. Si parte questa volta dall'eccellenza, con una rosa rafforzata guidata da Paolo Bertani, che esordirà sul campo di casa della Castellina il 4 settembre contro il Mapello Bonate, squadra retrocessa dalla Serie D come il Sondrio. Un avvio non di certo semplice per i biancoazzurri, anche se la formazione ha assicurato di avere lo spirito giusto per affrontare questo calendario. La domenica successiva, sempre sul campo della Castellina, i sondresi affronteranno invece la Villa d'Almè. Ed ora invece ci spostiamo a Livigno. Tutto pronto per l'edizione 2016 del Trofeo delle Contrade, la sfida sugli sci stretti fra i contradaioli di Livigno, che dallo scorso anno ha cambiato stagione, dall'inverno all'estate, ma con un'unica costante, la neve, conservata nel piccolo Tibet grazie alla tecnica dello snow farming. Nel pomeriggio di oggi il manto bianco è stato predisposto per le vie del centro, per la curiosità di numerosi turisti. Da questa sera alle 20 sarà dato il via alle competizioni, con la partecipazione esclusiva dei campioni di biathlon nel fondo Dorothea Vira e Federico Pellegrino, che si esibiranno nella speciale novità One Key Shot.
Ed ora invece un'ultima notizia relativa alla mountain bike. Quinta e penultima fatica per gli instancabili atleti di Transrizia. L'emozionante avventura pedali di enduro che si sta svolgendo nelle spettacolari zone della Valtellina e della Val Poschiavo. Nella giornata odierna le avventurieri a pedali sono arrivati a Grosio e si dirigeranno a Tirano percorrendo una parte del sentiero Valtellina. I bikers, una volta giunti a Tirano, sono saliti su un elicottero che li ha condotti fino alla vetta del Col d'Anzana sul confine italo-svizzero. Qui il sentiero li ha condotti fino alla località di Aprica, dove è stato posto il traguardo finale di questa quinta giornata di Transrizia. E con questo si conclude il nostro notiziario. Vi auguro un buon fine settimana e sentirci lunedì, amici sportivi.